Ciao, sono Giovanni Aggiusta Tutto e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come possiamo evitare ogni spreco di acqua quando irrighiamo le nostre piante usando la domotica. Infatti, come sapete, ormai da alcuni anni faccio un piccolo orto sul mio balcone e ho sempre cercato una soluzione per automatizzare l'irrigazione non solo in base all'orario, come si fa di solito, ma anche in base a quanto sono secche le piante. In questo modo si riducono di molto gli sprechi di acqua, perché ad esempio se un giorno è piovuto o ha fatto meno caldo e quindi le piante sono più umide, verrà data meno acqua. Questo progetto si divide in tre parti. Per prima cosa ci serve un impianto di irrigazione a goccia controllato dalla domotica. Nel mio caso ho un'elettrovalvola che è collegata a uno Shelly, che permette di controllare l'irrigazione dall'app. Poi ci servono dei sensori che possano misurare l'umidità del terreno delle piante. Infine faremo un'automazione che prende i dati dai sensori di umidità e li utilizza per calcolare automaticamente il tempo di irrigazione che serve alle nostre piante. Oggi in particolare costruiremo un sistema con alcuni sensori di umidità del terreno connessi al Wi-Fi e alla domotica. Così potremo vedere l'umidità delle piante dall'app sul telefono e usare questi dati per automatizzare l'irrigazione. Ma ora iniziamo! Per misurare l'umidità delle piante useremo dei sensori di umidità capacitivi, come questi. Questi sensori sono fatti da una PCB che va inserita nel terreno delle piante. Sopra ogni sensore ci sono tre contatti, per il ground, l'alimentazione a 3,3 V e per il segnale analogico in uscita. Ho collegato l'alimentazione del sensore al mio alimentatore da banco e come vedete la tensione misurata sull'uscita analogica varia se il sensore è asciutto o è bagnato. Poi da questa tensione potremo ricavare l'umidità del terreno in cui mettiamo il sensore. Per connettere i sensori alla domotica userò una scheda ESP32 con la sua antenna per il Wi-Fi. L'ESP32 è una scheda simile a un Arduino, ma con la possibilità di connettersi al Wi-Fi. Per questo l'ESP32 è perfetto per questi progetti di domotica. Per connettere l'ESP32 e i sensori alla domotica userò Home Assistant con il componente aggiuntivo ESP Home. Home Assistant è una piattaforma con cui possiamo gestire i nostri dispositivi smart, mentre ESP Home serve a connettere le schede ESP32 a Home Assistant. Su ESP Home ho creato un nuovo dispositivo e ho inserito il codice che trovate in descrizione. Poi ho collegato l'ESP32 al computer e ho caricato il programma. Ho collegato il sensore di umidità del terreno all'ESP32 con il segnale analogico sul pin 32. Ora sulla app di Home Assistant vedo la tensione sull'uscita del sensore, che varia in base a quanto il sensore è bagnato. I sensori saranno messi nella terra delle piante, quindi vanno protetti per evitare che l'elettronica si bagni, lasciando comunque la parte bassa della PCB a contatto con la terra, perché è lì che viene misurata l'umidità. Per proteggere i sensori ho provato vari modi negli scorsi anni e credo di averne trovato uno che funziona, perché questi sensori che vedete sono già stati nella terra per più di un anno e non si sono per niente rovinati. Per proteggere la parte del sensore che starà nella terra ho messo sul bordo della PCB del silicone. Per collegare i sensori all'ESP32 ho usato del cavo per il telefono, ma qualunque cavo con almeno 3 poli dovrebbe andare bene. Ho saldato il cavo ai 3 pin del sensore. Per proteggere il circuito elettronico ho stampato in 3D questo pezzo molto semplice da mettere sul sensore. Ho riempito lo spazio all'interno con del silicone, facendo uscire il cavo dal basso. Ho preparato 5 sensori per misurare l'umidità di 5 piante diverse. Per collegare i sensori all'ESP32 ho tagliato un pezzo di scheda millefori, su cui ho messo l'ESP32 e alcuni connettori JST. A
All'SP32 saranno anche collegati dei LED per indicare l'umidità rilevata dai sensori, simili al viewmeter di un mixer audio. Devo ammettere che questi LED non servono a nulla, ma sono solo belli da vedere. Ho montato i LED su un pezzo di 1000 fori e sulla scheda ho messo un connettore e alcune resistenze per collegarli ai pin dell'SP32. Sotto alla scheda ho fatto i collegamenti con il saldatore a stagno usando dei fili con la guaina in silicone. Al cavo dei sensori ho saldato un connettore JST che permette di collegarli facilmente ai connettori della scheda. Solo due dei sensori saranno collegati direttamente all'SP32, mentre gli altri tre saranno collegati a una scheda messa in un altro punto del balcone. Da questa scheda partirà un cavo che porterà i tre segnali analogici ai pin dell'SP32, oltre all'alimentazione per i sensori. Questa scheda è molto semplice e ha sopra solo alcuni connettori. A questo punto dovevo trasformare la tensione rilevata dai sensori in un dato più intuitivo da leggere, come una percentuale. Quindi ho segnato la tensione che leggevo con il sensore asciutto e la tensione con il sensore immerso nell'acqua. Nel codice ho usato questi valori per convertire la tensione in una scala con 0% con il sensore asciutto e 100% con il sensore nell'acqua. Ho provato a collegare i sensori alla scheda sul banco e tutto sembra funzionare bene. Per montare la scheda con l'SP32 e l'altra scheda userò due scatole di derivazione e dei pressacavi. Sulla prima scatola ho fatto un foro per montare il pressacavo. Poi ho fatto un foro per poter collegare un cavo USB alla porta dell'SP32 per alimentare tutto il sistema. Ho montato la scheda nella scatola con della colla a caldo e una vite. Sulla scatola ho montato anche l'antenna per il Wi-Fi dell'SP32. Sul coperchio della scatola ho montato i LED. Sull'altra scatola ho montato solo un pressacavo e ho fissato la scheda all'interno con delle viti. Adesso possiamo montare tutto sul balcone. L'SP32 sarà montato in un sottotetto, vicino al quadretto con lo shelly che controlla l'irrigazione. Per alimentare l'SP32 userò questo caricatore USB da incasso della 4box. Ho collegato un cavo ai morsetti della 230 V del caricatore e ho montato il caricatore in una scatola a muro. Il caricatore USB è alimentato dal quadretto dell'irrigazione. Come vedete, il caricatore funziona e carica senza problemi il mio telefono. A questo punto è venuto il problema di posizionare la scatola con l'SP32 e dopo varie prove ho trovato la posizione giusta. Ho collegato i primi due sensori alla scheda. Gli altri sensori saranno collegati all'altra scheda, che sarà messa dall'altra parte del balcone. Per collegarla all'SP32 avevo già da vecchi progetti un cavo di rete che gira attorno al balcone, che ha all'interno 8 fili. Alle due estremità del cavo ho collegato due connettori JST e ho protetto le saldature con della guaina termoretraibile. Ho collegato il cavo di rete all'SP32 e all'altra scheda e ho collegato anche gli ultimi tre sensori. A questo punto ho finalmente messo i sensori nella terra delle piante. Ho collegato all'SP32 anche un sensore di allagamento da mettere nel sottotetto sotto ai rubinetti. Per farlo ho usato un pezzo di 1000 fori a righe collegato a due fili che vanno al ground e a un pin dell'SP32. Se l'acqua mette in corto i due fili mi arriva una notifica sul telefono, così posso subito venire a risolvere il problema. Ora che tutto è collegato, ho chiuso le due scatole con le loro viti. Sull'app di Home Assistant ho creato una pagina per vedere l'umidità delle piante con anche dei grafici. Quindi ora sull'app posso vedere la percentuale di umidità delle piante, ma il vero problema è riuscire a usare questi dati per automatizzare l'irrigazione in modo da irrigare solo quando le piante ne hanno bisogno. Dopo averci pensato un po', ho deciso di utilizzare la media dell'umidità rilevata dai vari sensori.
Ho diviso questa media in vari intervalli di umidità, ad esempio da 40 a 50%. Sulla pagina di Home Assistant ho messo la possibilità di scegliere un tempo di irrigazione per ognuno di questi intervalli. Poi ho fatto un'automazione che si attiva un orario che possiamo scegliere, ad esempio alle 22. Con un pulsante possiamo attivare o disattivare l'irrigazione automatica. Se l'irrigazione automatica è abilitata, a quell'orario irriga per il tempo che abbiamo scelto per l'intervallo di umidità in cui in quel momento sono le piante. Ora dovremo capire qual è il tempo di irrigazione giusto per ogni intervallo di umidità delle piante semplicemente guardando quanto il terreno è umido. Oltre a questa automazione ne ho fatta un'altra più semplice che mi manda una notifica quando l'irrigazione viene accesa. Con questo sistema dovremmo riuscire a ridurre molto gli sprechi di acqua, visto che irriga in base a quanto le piante sono umide. Un'automazione simile si potrebbe fare per irrigare in base alla temperatura media della giornata, che si può misurare con una semplice stazione meteo. Comunque vi ricordo che in descrizione trovate la guida dettagliata con lo schema elettrico, il codice per le SV32 e la configurazione di Home Assistant. Infine, se avete suggerimenti per migliorare questa automazione, scriveteli nei commenti, perché possono essere utili sia a me che alle altre persone che guardano questo video. Intanto anche questo video finisce qui, e se volete vedere altri video di elettronica, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video.